In questo video parliamo di creatina. In particolar modo voglio raccontarvi, svelarvi quelli che sono i tre step fondamentali per massimizzare l'utilizzo di questo integratore. Sarà un video breve, pratico e qualsiasi approfondimento, mi raccomando, scrivetemelo in privato o nei commenti sotto. Allora, velocemente, quali sono questi tre step? Primo, qual è il dosaggio classico della creatina? Beh, tutti gli studi scientifici più importanti hanno dimostrato che un dosaggio tra i 3 e i 5 grammi al giorno è più che sufficiente per la maggior parte delle persone per arrivare ai risultati che sono quelli di massimizzare da una parte la forza, l'aspetto a livello del tono muscolare e l'energia più in generale. Quindi questo è il dosaggio che viene raccomandato a livello giornaliero per un totale anche fino a 3 mesi, ripeto, con questi dosaggi di 3 a 5 grammi. Il secondo step riguarda un protocollo alternativo di utilizzo della creatina, il famoso carico e scarico, ovvero si diminuisce il tempo di assunzione, che staziona più o meno tra i 30 e i 45 giorni, con questa metodologia. I primi 7 giorni si assume bene o male un carico di 20 grammi di creatina al giorno, meglio se suddivisa in più dosi, magari da 5 grammi l'una. Ok? In questo modo in 7 giorni si va a saturazione del proprio fisico in maniera abbastanza veloce. E poi si fa un mantenimento per il tempo che rimane fino al mese e mezzo di circa 3 grammi al giorno. Questo velocizza ovviamente anche i livelli prestazionali, dall'altra parte può dare fastidio allo stomaco, quindi bisogna capire se, in che modo e se c'è necessità di farlo. Terzo step, ma la creatina si prende prima o dopo l'allenamento? Beh, allora partiamo da un presupposto, che la creatina ha un tempo di reazione abbastanza lungo, per cui banalmente utilizzarla prima di un workout è abbastanza inutile, perché non si riesce a sprigionare la sua massima efficacia. Quindi tutta la letteratura scientifica concorda in che maniera? Che la creatina, il miglior modo per assumerla è dopo ogni allenamento, anche per sfruttare, no, il fattore spugna del nostro corpo che ha necessità di recuperare, e poi comunque nei giorni in cui non ci alleniamo va benissimo presa a colazione e comunque rimarrà nel nostro corpo, per cui nella prestazione stessa avremo la spinta di questo integratore. Un'ultima cosa, la creatina, ripeto, non è un integratore magico. Come tutti gli altri integratori, dà una mano, ma non certamente fa il lavoro per voi. Per cui mi raccomando, i vostri risultati dipendono da una cosa, da una progettazione specifica personale di allenamento su di voi e da un piano di alimentazione che tenga conto della vostra vita, delle vostre caratteristiche fisiche e dei vostri obiettivi più in generale.